battello elettrico Navigare all'Orica. Un battello 100% ecologico ed amico dell'ambiente. La diga del Lago Arbo è unica nel suo genere in Calabria, in quanto realizzata non in cemento armato e calcestruzzo, bensì in argilla e terra compatta, lunga 280 metri, record di quel tempo, e alta 22 metri. All'epoca della sua realizzazione era la più lunga e grande diga costruita in Italia. Il progetto della diga, completamente rivoluzionario, poté essere attuato grazie alle caratteristiche del bacino idrico, meno ripido rispetto agli altri bacini siani e quindi esercitante una minor pressione sulla diga stessa. Con una capacità di circa 70 milioni di metri cubi di acqua e una lunghezza di 8,7 km, in Calabria questo lago è il secondo per grandezza dopo il lago Cecita ed è collegato ed alimenta il lago Ampollino tramite una conduttura sotterranea scavata a mano in quegli stessi anni. Dell'acqua non è stabile e dipende dalla produzione annuale. In questo bacino sono presenti diversi tipi di pesci, tra cui trote, carpe, persici, tinche, anguille, cavedani e carassi. Ma l'unica specie autoctona è la trota di fiume. Per pescare basta avere una licenza di pesca per le acque interne regolamentata da legge regionale. Ammirare da qui il monte Botte Donato, che con i suoi 1928 metri è il più alto della Sila. Lì la neve non manca mai ed infatti è denominato il piccolo ghiacciaio del sud. Dall'assù si può ammirare questo lago ed il lago Cecita. In alcune giornate si possono osservare sia il vulcano Etna in Sicilia che il golfo di Taranto. Sparse sulle rive vedrete diverse mandrie di mucche podoliche, razza autoctona silana, che ancora oggi per antica tradizione fanno la transumanza a piedi e quindi stanno in estate in montagna e in inverno nelle zone marittime. Nei vasti boschi circostanti il lago vivono il lupo, il capriolo, il cinghiale, la martora, il tasso, la volpe, la faina, il picchio nero, la pugliana, la store e tante altre diverse specie tipiche dell'ambiente silano. Sulla presenza della lontra sono in corso studi da parte dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Secondo diverse testimonianze storiche, un tempo era presente anche nel bacino dell'Arbo. State respirando l'aria più pulita d'Europa, cosa non da poco, visto l'inquinamento odierno delle città. Vi auguriamo buona giornata e buona permanenza in Sila.